E allora, ho una storia molto particolare con un passato oncologico, quindi la mia storia è diventata grande, addirittura è diventato un film che è andato in onda su Rai 1 con Alessio Vassallo e Flavio Insinna. E quindi quando la direttrice, la dottoressa, il primario, dottoressa Concilio di Concilio mi ha invitato, ho detto sì subito, volevo dare un po' di conforto ai ragazzi e fargli capire che anche da una malattia così grave se ne può uscire in maniera molto positiva. Sei commosso. Ovvio, ovvio, vedere i ragazzi che stanno attraversando quello che ho passato io una ventina d'anni fa ti fa riflettere molto. Terra, la malattia ti fa capire come bisogna godere di ogni attimo di questa vita, perché alle volte momenti difficilissimi arrivano all'improvviso e bisogna godersi quelli belli. Però bisogna lottare sempre a testa alta, è l'unica cosa da fare in questa vita, soprattutto nelle malattie, ma in qualunque momento difficile bisogna dare tutto il cuore e tutte le energie possibili, altrimenti diventa ancora più complicato. Paolo Pizzo stamattina ha portato un messaggio eccezionale, non tanto per la sua storia quanto per l'energia che si può trarre dalla disperazione. Paolo era un ragazzino, sì. E adesso invece ce l'abbiamo vicino, campione del mondo, cosa vogliamo di più? Natale questo che vorrei che non finisse mai. Ma io ho sentito qualcuno dire faremo il possibile per tenerla ancora qui. Ma non sarà sarà come volontaria, sarà come persona che potrà dare il suo contributo, però c'è un limite di età, quindi io però mi auguro veramente di avere questa gioia nel cuore e donarla a voi, augurarla a tutti voi, la mia stessa gioia per lunga vita e per tutti gli anni che restano nella mia vita. La dottoressa primaria del reparto ha abbracciato tanti ragazzi e ragazze che nel passato sono state del suo reparto e posso aggiungere che sono stati salvati da malattie che sembravano non curabili. Rossana torna qui praticamente tutti gli anni. Era piccolissima quando eri in reparto. Quanti anni avevi? Quanti mesi avevi? Cinque mesi. Adesso che cosa fai nella vita? Studio all'università lettere. Studia lettere all'università e da grande farai? La professoressa. E c'è anche Davide, ciao, bentornato Davide. E allora, racconta anche di te, tu quanti anni avevi quando eri nel reparto? 12. E adesso ne hai? 21 quasi. Che cosa fai nella vita? Università adesso. E di cosa ti occuperai da grande? Sempre quello di medicina, però con lo sport. Evviva, evviva! E tutto questo è possibile grazie alla devozione di tutte le persone che lavorano in questo reparto e di questa donna meravigliosa e di Carolina Damiani, che li ha visti passare piccoli, diventare grandi, tornare tutti gli anni per questa meravigliosa festa. E adesso potete capire perché io ogni anno dico che questo è il nostro Natale. E questi bambini a distanza di tempo vengono qui accompagnati dai genitori che chiaramente sono contenti di essere stati accolti e di essere stati accuditi per tutta questa struttura. Ma è una forza della natura la dottoressa di Concilio. Ci dispiace che fra poco andrà via, però è un piacere. Vediamola qualche parte. Sicuramente cercheremo di farla ritornare quanto più volte possibile, perché il suo apporto, il suo supporto, la sua esperienza professionale è importante. Poi lei ha sempre, oltre ad avere questo incarico adesso di direttore di pediatria, ha sempre trattato delle patologie comunque ematologiche in età pediatrica, che chiaramente, come dire, provano, entrano nell'animo, nel cuore. Parto proprio qui, l'unità operativa complessa diretta dalla dottoressa di Concilio di pediatria è una delle eccellenze, soprattutto perché cura i bambini. Perché siamo amici, dice.
altrettanto io a voi, a tutti i telespettatori, e che sia veramente un nuovo anno pieno di belle cose, di auspicio. Luami e guerra a Miesa, facciamo musica, cantiamo, divertiamoci, viviamo come dobbiamo vivere, serenamente. Grazie, in bocca al lupo per il futuro e buona fortuna. Grazie, grazie a tutti, viva il lupo e buon Natale veramente. Buon tutto!